Trasferisco le patate in una padella. Copro con dell'acqua a temperatura ambiente. Metto sul fuoco a fiamma alta e lascio cuocere fino a quando, infilzando con i rebbi della forchetta, entreranno facilmente e le patate risulteranno morbide ma non sfatte. Rimuovo dalla pentola e lascio raffreddare bene bene. Rimuovo dalle patate ormai fredde la buccia. Taglia a fette spesse circa 4-5 mm. Foderò la teglia da forno con la carta forno, olio la base con un giro di olio evo. Dispongo le fette di patate una accanto all'altra a coprire tutta la base. Condisco con il tonno sott'olio sgocciolato. I capperi dissalati, olive. Insaporisco con il pepe a sentimento. Aggiungo una spolverata di formaggio grattugiato e pangrattato. Termino rovando con un altro giro di olio evo. Trasferisco la teglia in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Sulla superficie si formerà una golosissima crosticina. Semplici, veloci e saporitissime, le patate alla siciliana, un piatto sfizioso e saporito, semplicissimo da preparare, sono perfette per tutta la famiglia, un piatto goloso e sfizioso che con pochissimi ingredienti farà felici tutti. Le patate alla siciliana sono perfette come contorno per accompagnare piatti di carne o formaggi. Ecco, le patate alla siciliana sono pronte per essere gustate. Buon appetito!